Nuove novità in arrivo per il codice della strada, alcune portano miglioramento, altre sicuramente a nostro giudizio forse peggiorano quella che è la situazione. Cosa ne pensa? La grande novità riguarda la mobilità dei ciclisti, che viene favorita in maniera importante, piste ciclabili in doppio senso di marcia che riguardano i velocipedi che possono andare nelle due direzioni con le autovetture affiancate, autovetture che potranno superare la riga discontinua di queste piste ciclabili. A doppia circolazione, salvaguardando comunque sempre i ciclisti, le strade ciclabili, che sono strade particolari, che vedono la precedenza sempre ai ciclisti con protezione di questa mobilità, che è giusta. Noi dobbiamo agevolare quello che riguarda la mobilità non inquinante, la mobilità che può alleggerire la presenza delle vetture sul territorio. Lei diceva quello che non ci piace, beh, insomma, ci sono anche altre misure, riguardano gli autovelox in città, e con postazioni fisse. Ci auguriamo che le postazioni fisse vengano collocate laddove c'è un tasso di rischio elevato, documentato, previa verifica dei prefetti. Non vorremmo che si scivolasse sulla china della cassa e non a quella della sicurezza. Questo per noi sarebbe intollerabile come ASAPS. E lasciamo sul tavolo un'altra domanda. Ci aspettavamo in questo pacchetto almeno un provvedimento contro l'uso del cellulare alla guida e che prevedesse la sospensione della patente alla prima violazione. Lo promettono da 5 anni, sto giro non c'è e vedremo nella riforma del codice.